Ciao, eccoci con un nuovo video. Oggi parleremo di un modello matematico per una situazione fisica che in realtà non è molto complicata, ma questo modello ho deciso di farlo vedere in quanto riprende alcuni concetti che abbiamo introdotto nel video sulla riflessione ottica. In particolare, andremo a ricavare il modello di questa situazione fisica, e adesso lo descriveremo, mediante un biliardo triangolare o comunque mediante l'analisi delle riflessioni ottiche e di un raggio luminoso all'interno di una stanza le cui pareti sono degli specchi ideali. Allora, la situazione che vogliamo descrivere è questa. Abbiamo due pareti che sono quelle verdi. A queste pareti è ancorata un'asta rigida ideale, che è quella rossa. Quest'asta è ideale nel senso che è priva di attrito. A quest'asta sono vincolate due molecole, due particelle di massa m1 e m2, che sono rispettivamente a una distanza x1 e x2 dalla parete di sinistra. Quindi possiamo supporre di avere un sistema di riferimento. Questa in realtà è un asse inutile per il nostro sistema, in quanto è un sistema unidimensionale. Questa è l'origine e quindi qua abbiamo x1 e qua abbiamo x2. L'obiettivo è di descrivere al variare del tempo come la posizione delle nostre particelle varia nella lunghezza dell'asta. Per semplicità possiamo supporre l'asta di lunghezza 1, 1 metro, quindi in particolare avremo che 0 è minore o uguale di x1, minore di x2, minore o uguale di 1. Infatti supponiamo sempre di avere alla sinistra la particella 1 e alla destra la particella 2. Essendo questo sistema ideale, valgono le leggi di conservazione tipiche degli urti elastici, che se hai visto un po' di meccanica, di dinamica, saprai senz'altro. Innanzitutto, in questi urti si va a conservare la quantità di moto del sistema, dove per quantità di moto di una particella abbiamo che la si calcola come la sua massa per la sua velocità. Nel caso di un sistema avente n particelle, andiamo a fare la somma delle singole quantità di moto per trovare la quantità di moto pi totale. Ok? Quindi in questo caso abbiamo due particelle, avremo quindi la somma delle due quantità di moto e essa si conserva prima e dopo gli urti. Quindi indicando con v1' e v2' le velocità delle due particelle dopo l'urto, che può essere una collisione con la parete come una collisione tra le due particelle, si avrà che questa e questa sono due quantità uguali. Analogamente vi è uguaglianza anche in termini di energia cinetica. Infatti, un mezzo m1 v1 quadro più un mezzo m2 v2 quadro è uguale all'energia cinetica. Questa è l'energia cinetica iniziale e questa è l'energia cinetica finale, dove sempre per v1' e v2' indichiamo le velocità dopo l'urto delle due particelle. A questo punto possiamo introdurre un cambio di coordinate, yi uguale alla radice di mi per xi. In particolare, nel caso della prima particella, andiamo a definire la variabile y1 uguale alla radice di m1 per x1. Introducendo questo opportuno cambio di coordinate nelle due equazioni di partenza, andremo a vedere che effettivamente il sistema si trasforma in un biliardo su questo triangolo, che sarà un triangolo particolare, e quindi il comportamento del sistema qui rappresentato può essere descritto semplicemente mediante il comportamento di un raggio luminoso in una stanza avente per pareti e questi specchi. Perfetto, ora che abbiamo descritto il modello fisico che vogliamo rappresentare e abbiamo introdotto il cambio di coordinate, vediamo come la nostra coppia di equazioni che lo descrive si trasforma introducendo questo cambio di coordinate. Quindi sappiamo che y1 è x1 per radice di m1,
Di conseguenza possiamo ricavare questa equazione. Essendo poi la velocità e la derivata rispetto al tempo dello spostamento, della posizione, abbiamo che intanto questa dipendenza del tempo è implicita, nel senso che è chiaro che la posizione varia nel tempo, ma per non appesantire troppo la notazione in precedenza non l'ho esplicitato. Quindi abbiamo che la velocità v1 nelle coordinate nuove introdotte, quindi in y1, non è che la derivata rispetto al tempo di y1 fratto radice di m1, e quindi abbiamo che detta y1 derivata rispetto al tempo v1 tilde, essendo m1 indipendente dal tempo, possiamo portarlo fuori dalla derivata e quindi ricavare che questa è la velocità v1. Analogamente anche la velocità v2 possiamo ricavarla in questa forma, e quindi possiamo sostituire entrambe queste equazioni, questi valori, nelle due relazioni di partenza, ossia l'equazione 1 di conservazione della quantità di moto e la 2 di conservazione dell'energia cinetica. Quindi queste due equazioni qui si trasformano in quelle che adesso andremo a vedere. La prima equazione, introducendo al posto di V1 e V1 tilde fratto radice di M1, diventa M1 per V1 tilde fratto radice di M1, dove la radice di M1 con M1 va a semplificarsi e rimarrà sopra solo una radice di M1, analogamente per gli altri. Quindi ci ritroviamo ad avere un'equazione della forma radice di M1 per V1 tilde più radice di M2 per V2 tilde uguale alla radice di M1 per V1 tilde più la radice di M2 per V2 tilde. Ok, mentre la seconda equazione, che era questa, in cui si conserva l'energia cinetica prima e dopo la collisione, si trasforma in questa equazione, in cui al posto di V1 alla seconda sostituiamo V1 tilde fratto radice di M1 alla seconda, analogamente per le altre tre, gli altri tre addendi, dove siccome la radice di M1 alla seconda diventa M1, la semplifichiamo già con M1 e essendoci l'un mezzo come fattore per ogni addendo possiamo semplificare anche quello, e quindi questa non si riduce altro che a un V1 tilde al quadrato più V2 tilde al quadrato uguale a V1 tilde primo al quadrato più V2 tilde primo al quadrato. Quindi questa e questa sono le equazioni di conservazione di energia cinetica e quantità di moto che abbiamo visto in precedenza, ma nelle nuove coordinate, e questa nuova forma ci permette di ottenere dei risultati più semplici, in quanto ci rende in evidenza la possibilità di modellizzare il sistema mediante un biliardo triangolare o comunque mediante l'andamento di un raggio luminoso su in una stanza triangolare. Quindi concludiamo la nostra analisi ricavando effettivamente il modello. Quindi la seconda equazione abbiamo visto che si trasforma in V1 tilde quadro più V2 tilde quadro uguale V1 prima tilde quadro più V2 primo tilde quadro. Questa non è altro che la conservazione dell'energia, o meglio la conservazione della velocità in norma 2. Infatti la norma 2 di un qualunque vettore non è altro che la radice quadrata della somma dei quadrati delle sue componenti. In questo caso, supponendo di avere una particella che si muove sul piano, la sua velocità avrà due componenti e quindi la sua norma 2 sarà di questa forma. Analogamente, questa è la velocità in norma 2 dopo la collisione. Per quanto riguarda la prima equazione, invece, abbiamo che possiamo riscrivere quanto ricavato mediante un prodotto scalare. Quindi diciamo m il vettore radice di m1 virgola radice di m2, quindi un vettore riga, e v il vettore colonna v1 tilde v2 tilde. Analogamente dall'altra parte dell'uguaglianza abbiamo sempre il vettore m
e poi un vettore di primo, che è sempre un vettore colonna, ma ha le componenti prime con la tilde. Questa relazione che abbiamo ricavato indirettamente ci conferma che possiamo modellizzare il sistema mediante una collisione di una particella su un biliardo con le pareti, o comunque le riflessioni ottiche ideali di un raggio luminoso in una stanza triangolare. Infatti, in un primo momento possiamo notare che questa relazione ci porta ad affermare che l'angolo di incidenza coincide con quello di riflessione. Infatti, supponiamo di avere, invece che le due particelle di partenza, che erano in questo sistema qui, quindi avevamo questo, invece di avere queste due particelle, proviamo ad immaginarci di riassumere la loro dinamica mediante la dinamica di una particella unica su un biliardo triangolare e indicare con V1 e V2 le componenti della sua velocità, e V1' e V2', o comunque con la tilde in questo caso, le componenti della velocità della particella stessa dopo la collisione. Ok, quindi possiamo individuare in questo prodotto scalare questa relazione e trascriverla in questo modo qui. Infatti, prodotto scalare tra M e V possiamo scriverlo come il prodotto tra le norme dei due vettori e il coseno dell'angolo compreso, e in questo caso invece possiamo descrivere mediante questo prodotto scalare mediante prodotto tra le norme di M e V' e il coseno di α', che è in questo caso quest'angolo qui. Questo è α' e questo è alfa. Quindi, essendo che, per quanto dimostrato o verificato dalla seconda equazione, la norma di V è uguale alla norma di V', e poi chiaramente la norma di M è uguale alla norma di M, abbiamo che, essendo queste uguali, necessariamente anche il coseno di alfa è uguale al coseno di α'. Quindi, supponendo che la nostra particella si rifletta internamente al triangolo, abbiamo che necessariamente anche alfa e α' sono uguali. Ora, forse non sono stato troppo chiaro nel descrivere il passaggio dal modello a due particelle al modello bidimensionale con una particella, quindi dedichiamoci ancora qualche momento. Allora, abbiamo il sistema di partenza con le due particelle. Mediante il cambio di coordinate siamo passati a questo sistema in cui abbiamo un triangolo che è particolare, che adesso andremo a individuare, all'interno del quale possiamo descrivere mediante una particella ideale la dinamica di entrambe le particelle, vedendo come si comporta essa urtando contro la parete. In particolare, ad ogni urto con la parete corrisponde un urto tra le due particelle, e questo lo possiamo affermare per quanto visto dalle due equazioni. Infatti, ma soprattutto possiamo dirlo se consideriamo un triangolo particolare, dove questo è un vettore di componenti radice di M1 e radice di M2, ovvero individua la retta y uguale alla radice di M2 fratto M1 per x. Questa è la retta. Infatti, la collisione con un qualunque punto di questo triangolo, della parete di questo triangolo, rispetta questa legge qui, e quindi angolo di incidenza e di riflessione coincidono. In particolare, possiamo descrivere quindi il modello di partenza mediante una riflessione ottica ideale. Ora,
ho provato ad essere il più chiaro possibile nell'introdurre questo modello e sono consapevole di aver fatto un po' di casino verso la fine, perché magari non è stato troppo chiaro il passaggio dal modello unidimensionale al modello bidimensionale. Però nel caso tu abbia qualche dubbio, ti chiedo di farmelo sapere nei commenti, che magari integro questo video con un PDF in cui è spiegato passo a passo in maniera un po' più ordinata il ragionamento che abbiamo seguito e soprattutto il perché di quello che abbiamo fatto, nel senso che non è magari evidente il perché sia più comodo trattare un modello bidimensionale piuttosto che uno unidimensionale e soprattutto dove può portarci questo cambio di coordinate. Detto ciò, ti saluto e ti chiedo di iscriverti se sei interessato a seguire questa tipologia di video, di lasciare un